Presidente, buongiorno. Permette. Senta, ciao. È questa l'eredità di Don Giussani? Presidente? Arrivederci, buongiorno. Presidente, da questa parte ciao, c'è la macchina è dietro di lei. Dove sta andando? Eccola. È questa l'eredità di Don Giussani? Quale? Presidente, farsi offrire cene, viaggi, eccetera. Ma chi ragazzi, mente? Lei o Dacò? Chi mente? Mentite voi. Voi e voi. Mentite voi, sì, perché prendete delle cose che sono false e le vendete ai vostri lettori, ascoltatori, telespettatori, spettatori, quant'altro, come se fossero vere. Io ho spiegato con assoluta chiarezza. Dite la verità una volta o l'altra. Se Dacò ha ragione, dite le ricevute dove sono? Ciao, arrivederci. In Sardegna, presidente. Lei a chi crede, a Formigoni o a Dacò? Io credo ai fatti, quando ci saranno poi contestati i reati, quando ci sarà... Ma al di là dei reati, è opportuno che un presidente di regione si faccia offrire centinaia di miliardi di euro in cene, viaggi, ville? È opportuno? Questo non è quello che è. È perché è quello che sembra leggendo alcuni giornali, non è quello che è. Beh, anche leggendo. Ma le ricevute non ci sono, gli interrogatori di Dacò. Ma io voglio rimanere alla verità, non quella che leggo su alcuni giornali. Voglio sapere qual è la verità, non fidandomi né di Repubblica né del Corriere, e quindi non posso credere a quello che viene scritto su dei giornali dei quali e nei quali io in questo momento non credo. Le faccio una domanda molto diretta. Lei si sarebbe mai, in quanto rappresentante delle istituzioni, si sarebbe mai fatto offrire viaggi, cene, ville da qualcuno durante il suo mandato? O sì o no, cioè non si scappa, voglio dire. Qualche cena, volentieri, perché no? Per centinaia di migliaia di euro. Sì, ma come ne uscite questa volta? Perché Berlusconi almeno le serate del burlesque se le pagava lui, no? Ma c'è anche un senso, cioè una questione di opportunità al di là della rilevanza penale. Non è stato sottratto nulla alla Lombardia. Però l'immagine della regione ne esce veramente male. Arrivederci.